Il primo segno che stiamo cercando di lasciare è il DMR, è un indicatore statistico che abbiamo creato insieme al professor Bertelli, che purtroppo oggi non può essere qui. È un indicatore che ha una valenza per noi molto importante, ovviamente come siamo di parte, quindi dovrete valutarlo voi. E siamo stati invitati a Denver alla conferenza dell'FMA, che è la Financial Management Association, è una conferenza che io non sapevo neanche che esistesse, però che su 1600 paper il nostro è stato selezionato. La conferenza, ci sono 30 sessioni parallele a Denver a fine ottobre, e quindi noi siamo particolarmente orgogliosi di questo, perché è per me il primo paper accademico scritto in assoluto, e forse rimarrà anche l'ultimo, non lo so. Però avere la possibilità di andare a una conferenza del genere, presentarlo e spiegarlo è già per noi importante, ma soprattutto è importante perché ci crediamo, lo utilizziamo anche nei nostri modelli. E vogliamo fare in modo che anche chi ci crede, chi crede in noi, lo possa utilizzare senza problemi, e Francesco vi spiegherà, così, vi spiegherà come. Io volevo che lo presentasse Francesco Canella, che lo dico qui, che è il principale contributore, lui è responsabile della consulenza in Giro, siamo giovani, quindi noi crediamo nei giovani. È il principale, diciamo, collaboratore e contributore nella realizzazione del DMRation, quindi vi lascio a lui oggi con piacere il compito di presentarlo. Bene, allora mi ha già presentato, quindi passiamo direttamente all'argomento di interpretazione. Allora, io quando ho pensato più o meno mi sono messo un attimo nei panni del gestore, ho pensato, ma sicuramente fare gestione implica delle domande, rispondere a delle domande. Allora, la prima è qual è l'obiettivo, cioè massimizzare il rendimento, minimizzare il rischio, eccetera. Poi, una volta diciamo, individuato l'obiettivo, scaturiscono tutta una serie di domande. Ma la prima è, investo o non investo, che mi sembra anche abbastanza attuale. Per quanto tempo rimango non investito o investito, su cosa, mi concentro su aree geografiche, su settori, su che asset e con che criterio faccio queste scelte. Diventa necessario avere uno strumento che mi aiuti a fare queste cose. Io penso che ci sia bisogno di uno strumento di che abbia tre caratteristiche, no? La prima, che sia facile da capire. La seconda, che sia pratico da usare, quindi se c'è un output chiaro posso anche prendere una decisione. E semplice da calcolare, se devo aspettare che la mia macchinetta dopo tre mesi mi dia la risposta, chiaramente il mercato non ha tutto questo tempo. Detto questo, qual è lo strumento che potrebbe avere queste caratteristiche? È l'indice di Sharp? È facile da capire, pratico da usare, semplice da calcolare? Possiamo dire apparentemente sì, ma la teoria che cosa ci dice al riguardo? Su cosa si basa l'indice di Sharp? Allora proviamo ad andare a vedere quali sono le ipotesi che stanno alla base. Allora, una delle ipotesi è che non esistono costi di transazione né tasse sul reddito. E qui un attimo cominciamo. La seconda ipotesi è che nessuno può condizionare il prezzo dei titoli con le proprie operazioni. E anche qui la BCE ricompra le obbligazioni italiane. La terza, gli operatori fanno le loro scelte solo sulla base di media e varianza. Anche questa è un'assunzione decisamente forte. Quarto punto, si possono prendere posizioni corte sui titoli. Anche qui mi sembra che ci siano delle restrizioni.
istituzioni riguardo sono state apportate recentemente e anche in precedenti momenti di crisi. Andiamo avanti. Ci si può indebitare e si può investire nel titolo privo di rischio senza alcun limite. Tanto vorrei che qualcuno mi presentasse il signor titolo privo di rischio, che ho visto la mano, finalmente lo conosco. Però sono tutte ipotesi queste che lasciano un po' pensare. E ultima, tutti gli investitori hanno le stesse informazioni. E qui siamo proprio arrivati alla fine, direi. Perché dico questo? Perché nel momento in cui si utilizzano degli strumenti è chiaro che bisogna anche conoscere i limiti. Uno potrebbe dire, beh, lo usano tutti, continuiamo a usarlo. Però forse non tutti sanno che nella pratica le cose che possiamo analizzare sono un po' diverse. Allora, lo Sharpe ratio abbiamo visto che se noi applichiamo un risk free diverso, il valore dello Sharpe ratio cambia. Se noi usiamo dati giornalieri o settimanali, anche in questo caso lo Sharpe ratio cambia. Se abbiamo rendimenti negativi, lo Sharpe ratio è condizionato da questo fatto. E infine, lo Sharpe ratio non si cura della sequenzialità dei rendimenti. Vediamone uno alla volta questi quattro, con esempi. Allora, il risk free. Noi abbiamo preso 230 fondi flessibili. E abbiamo provato a calcolare lo Sharpe ratio ipotizzando prima un risk free a 0 e poi un risk free al 4%. Abbiamo fatto la classifica in base allo Sharpe ratio più elevato e in base allo Sharpe ratio quindi avevamo il migliore e il peggiore. L'abbiamo fatto sia con risk free 0 che sia con risk free 4. Le stanghette che vedete sono il cambio di posizione di ciascun fondo al passare da 0 a 4. Noi abbiamo dei fondi che cambiano più di 200 posizioni. Cioè vuol dire che un fondo che per una, usando il risk free 0 ad esempio era primo, diventa, con il risk free al 4% diventa l'ultimo, diciamo, possiamo discutere. E questa è una cosa che bisogna fare molta attenzione. Seconda analisi. Abbiamo fatto la stessa cosa che ho detto prima nel risk free, abbiamo tenuto fermo il risk free in pari al 0% al 2%. E abbiamo provato a cambiare la frequenza dei dati. Anche qui abbiamo di quante posizioni sono cambiate i fondi dalla prima classifica alla seconda classifica. Non abbiamo risultati come prima, ma comunque ci sono cambiamenti dell'ordine di 30-40 posizioni su alcuni fondi. Terzo elemento che avevamo introdotto. Lo Sharpe ratio non gestisce i rendimenti negativi. Perché diciamo questo? Perché se noi a numeratore mettiamo un numero negativo, maggiore è il denominatore, più questo rapporto tende a zero. Minore è il denominatore, più diciamo il risultato esplode però verso il basso. Quindi abbiamo questo fenomeno. Noi abbiamo messo nel 2008 due fondi diciamo in competizione. Il primo fondo si è preso meno 1,28, il secondo meno 1,28. Però dire che sono la stessa cosa è un po' forte. Ultimo, non si cura della sequenzialità. Allora abbiamo proposto qui un giochetto. Qui vedete una sequenza di rendimenti, banalmente. 10-10, 10-10, alternati. E questa è la serie storica risultante. Proviamo ad invertire. Invertiamo questi due qui. Diventa 10-10, 1-10, 1-10. E questa è la serie storica, quella in rosso. Facciamo un ulteriore cambiamento. Invertiamo con il primo e il quarto. E abbiamo la serie storica verde. Cosa voglio dire? Che se io prendo l'SP500, e questa è la mia, l'SP500, negli ultimi 15 anni, prendo tutti i rendimenti. Li metto in un caso in ordine crescente e in un caso in ordine decrescente.
Vado a calcolare media e varianza, per tutte e tre le serie otterrò sempre gli stessi risultati e otterrò queste tre serie storiche. Però dire che queste tre serie storiche sono equivalenti, anche in questo caso, è un po' forte. Allora, che altro fare? Abbiamo detto che se io guardo la teoria e guardo la pratica, trovo delle discrepanze. Perché non si può sempre parlare di mercati efficienti, non si può parlare di mercati completamente casuali, e anche l'assunzione di normalità dei rendimenti è forte, perché se io assumo che i rendimenti siano normali, vuol dire che implicitamente dico che i rendimenti possono andare da meno infinito a più infinito, ed è una cosa che non è possibile. Allora, noi cosa crediamo? Crediamo che invece i prezzi siano il risultato di aspettative, che i prezzi che troviamo nel mercato siano frutto di una, diciamo, risposta agli eventi che succedono. Quindi ogni volta che i mercati crescono o salgono, vuol dire che c'è un motivo dietro. Per introdurre quindi il tema ratio, partiamo da un'intuizione. Allora, ipotizziamo, per farla semplice, di avere questa serie storica qui. Senza elasticità, se io voglio calcolare il tasso di crescita di questa retta, basta calcolare il beta. Il beta mi dà uguale, possiamo dire, tasso di crescita. Se io voglio sapere dove andrà a finire questa retta, mi baso sul beta e otterrò tutti i punti che la retta poi attraverserà nel futuro. Secondo, diciamo, intuizione, complichiamo un po' la cosa. Abbiamo la retta e ipotizziamo che ci sia un minimo di erraticità attorno. Ok? Cosa succede? Che avendo erraticità io devo considerare questo fatto, perché non siamo più nel caso precedente. Io come posso comunque continuare a calcolare la pendenza della retta che passa per i punti, però posso anche calcolarmi l'R quadro. Ecco quindi che abbiamo i due elementi. In uno ipotizziamo che i prezzi siano una funzione deterministica del tempo, quindi ci siano dei trend. Il beta mi cattura il trend e mi dice il tasso di crescita. L'R quadro mi dice la bontà di adattamento della retta al modello. Se metto insieme queste due cose, abbiamo il Diamant Ratio. Diamant Ratio beta per R quadro. Io stimo la pendenza della mia retta, però tengo conto che c'è dell'erraticità. Quindi non posso prendere pari pari il beta, ma lo moltiplico con R quadro. L'R quadro va da 0 a 1, mi dice una sorta, diciamo, di probabilità dell'affidabilità del beta che ho calcolato. Più l'R quadro è basso, più mi dice che il beta è meno attendibile in sostanza. E qui abbiamo proposto l'esempio pratico sull'SP500 della retta risultante. L'inclinazione mi darà il tasso di crescita e poi moltiplicato per R quadro mi darà una sorta di tasso di crescita stimato. Scusi, posso chiedere una cosa o durante la presentazione? Okay. Allora, i pregi del Diamant Ratio secondo noi. Allora, intanto tiene conto, abbiamo visto, della sequenzialità dei rendimenti, perché il beta è influenzato in quanto abbiamo visto prezzi e funzioni deterministiche del tempo sono influenzati dalla sequenzialità. Per forza. Abbiamo fatto degli studi che qua non propongo, però fidatevi, eventualmente possiamo passare per non rendere troppo lunga la presentazione. Abbiamo calcolato il beta per R quadro con il Diamant Ratio al variare della frequenza, sia settimanale che giornaliera, e al contrario dello Sharpe Ratio le posizioni dei fondi rimangono costanti, sono variazioni minime. E inoltre non ipotizziamo che il mercato sia completamente casuale, perché introducendo funzione deterministica del tempo ipotizziamo dei trend. Come si può utilizzare? Allora, si può utilizzare in varie maniere. Allora, stiamo facendo degli studi e abbiamo visto che ci sono spazi perché venga utilizzato per timing,